Così qui. Ultimo appuntamento a Senigallia. Saluti questo stadio con una doppietta, con una stagione strepitosa e con un futuro davanti. Sì, dispiace sicuramente lasciare tutto questo perché sono stati due anni molto belli, però va avanti, la vita va avanti. Sinceramente sono contento della mia prestazione oggi perché ci tenevo a lasciare un bel ricordo nell'ultima partita in questo stadio. Dicevi due anni bellissimi, i momenti più importanti secondo te questi due anni, anche quest'anno, che purtroppo si chiude con un risultato deficitario, ma dal punto di vista tuo personale direi alla grande. Ma nei due anni penso che la cosa più bella sia stata la promozione dell'anno scorso, perché è stata una promozione sperata, perché siamo arrivati a playoff all'ultimo e tutto un susseguirsi di eventi, quindi è stato molto bello. Quest'anno purtroppo non è andata così bene come speravamo, però bisogna semplicemente accettare tutto questo. La cosa più bella di quest'anno? Difficile? È difficile dirlo la cosa più bella perché è stata una stagione molto difficile per noi. Parlando sotto il punto di vista personale, sicuramente è stato il gol che ho fatto. Però dispiace in primis sicuramente per la retrocessione, perché dopo 11 anni speravamo andasse diversamente.